Cos'è mai? La sala del castello, la più bella sala del castello, quella che ho eretto a celebrazione del mio fasto, è completamente al buio? E che si faccia luce, no? Ecco. Ora va meglio. Accompagnatevi a me, vi prego, moglie mia. Mia amatissima Andreana. Ecco. Accomodiamoci. Miei sudditi, vi ho voluto stasera per onorare la duchessa, accogliervi nell'aula magna del mio maniero per una rappresentazione classica. L'Egisto. Una messa in scena realizzata secondo i canoni dell'antica tragedia greca, ossia composta da un prologo, sei episodi con quattro interpreti. Episodi intervallati da sei stasimi, condotti da un coro di sei elementi, ambo sessi. Due momenti di danza. E per concludere, infine, un esodo. Giochi di luce ottenuti dai miei architetti proietteranno immagini, mediante grandi lampade, sul telone di fondo del palco. Non è da meravigliare che, piuttosto che nel mio troppo piccolo teatro, eretto di fronte al castello, da mio padre Paolo, io, Giovan Francesco, primo duca di Torremaggiore, primo principe di San Severo, abbia deciso in questo tardo Cinquecento di accogliervi in una sala come questa, destinata alle udienze e all'amministrazione della giustizia, ma un esangro può ciò che vuole. D'altronde, già circa un secolo fa, il maestro Leonardo da Vinci, ad esempio, fu incaricato alla corte di Milano di costruire
macchine spettacolari per esigenze nobiliari, come quella realizzata da Gian Galeazzo Sforza, la festa del paradiso, per onorare le sue future nozze con Isabella d'Aragona, avvenuta nel 1488. E circa a metà di questo nostro secolo 500, Cosimo I dei Medici in Firenze, in onore della sua consorte Eleonora da Toledo, accoglieva spettacoli di teatro in Firenze, nel Salone dei 500 a Palazzo Vecchio. Narrano che gli scanni intorno al palazzo venivano temporaneamente rimossi per fare spazio al pubblico e alle scene. Sappiamo, si sa, Palazzo Vecchio è stato edificato sul perimetro delle vecchie mura dell'antico teatro romano di Florenzia. Ma prima di dare inizio alla rappresentazione drammatica, voglio anche spiegarvi perché mi sono orientato verso una tragedia greca. Già, perché? Guardate quel registro. Nel fregio affrescato della sala. Due putti cavalcano lo stesso cavallo, lo stesso destriero, ma volgendosi le spalle. Uno vorrebbe che il suo cavallo procedesse e l'altro tende ad arrestarlo. È una rappresentazione allegorica del bifrontismo della mia epoca, ossia, in periodo controriformista, il clero impedisce agli artisti, pittori, poeti, come ad esempio Torquato Tasso, di rivolgersi con nostalgia alle opere del passato dell'antichità classica. Dunque, secondo i dettami della Controriforma, dovrei rappresentare drammi religiosi. Non che io abbia nulla in contrario in proposito, ma vedete, in un contesto colto e raffinato come quello che ho creato nella mia corte di Torre Maggiore, non potevo assolutamente rinnegare la classicità. E pertanto, come dicevo, un desangro, specialmente in casa propria, può realizzare ciò che vuole e che ritiene più opportuno. E si vada ad incominciare, dunque.
Conoscete voi la storia della terribile antropofaga stirpe degli Atridi? No? Ascoltate dunque il mio racconto e capirete anche il perché io, Calcante l'Indovino, ne sappia a perfezione il fitto intreccio. Io che, ahimè, contribuirò presto con la trascorsa colpa del mio sciagurato vaticinio alla rovina del re Agamennone, il grande Atride, capo degli Achei, nella guerra contro Troia. La saga della scellerata schiatta dei discendenti di Atreo conobbe fin dalle sue origini inganni, truci vendette, macabri cannibalici delitti, incesti, suicidi e tragiche sventure. Atreo, il capostipite, suo fratello Tieste, erano nati da Pelope. Sì, proprio quel Pelope, le cui carni, una volta ucciso e fatto a pezzi da suo padre Tantalo, erano state cotte e imbandite come cibo niente meno che agli dei dell'Olimpo, in un banchetto che l'arroganza e la superbia di Tantalo avevano concepito e organizzato al fine di sfidare l'onniscienza degli dei, i quali, resisi conto del macabro e insospettato inganno, punirono Tantalo condannandolo nel Tartaro al supplizio di una fame e di una sete inestinguibili, perché impossibili da placare. Pelope, invece, fu riportato in vita dal dio Hermes, messaggero degli Eterni, il quale raccolse in un cratere di bronzo i pezzi del misero suo corpo smembrato e li rinsaldò. Quando Pelope divenne re, accumulò ricchezze ed onori, ma fu anche la causa della rovina della sua famiglia, e in particolare di due dei suoi 20 figli nati da Ippodamia, i gemelli Atreo e Tieste, e dell'altro figlio Crisippo, nato dalla ninfa Astioche. Atreo e Tieste, mirando entrambi al trono paterno, e come consigliato dalla loro madre Ippodamia, si sbarazzarono con un fratricidio del fratellastro Crisippo, che era il preferito di Pelope. Banditi e maledetti dallo stesso padre, i due si rifugiarono a Micene, una città che presto li separò definitivamente, dando inizio ad una lotta fatta di vendette e rivincite esasperanti. È morto senza figli Stenelo, re di Micene, e come suggerito dall'oracolo, era da decidere il successore del trono tra uno dei figli di Pelope. Dalla contesa del trono di Micene tutto ebbe inizio, ma a compiere le prime mosse fu Tieste, con l'aiuto della moglie di Atreo, Erope, divenuta sua amante. Atreo, inconsapevole del tradimento della moglie, accettò senza esitazioni che il trono andasse a suo fratello Tieste, ma questo durò per molto breve tempo. Atreo era il preferito degli dei, e fu con il loro aiuto che riuscì a trarre in inganno Tieste e ad ottenere finalmente la supremazia sulla città. Ma non soddisfatto della vittoria e dell'esilio a cui aveva condannato Tieste, Atreo, ancora assetato di vendetta per la relazione del fratello con sua moglie, finse una riconciliazione, invitando Tieste a tornare a Micene ed accogliendolo con un fastoso banchetto. Ah, quanto orrore negli occhi di Tieste alla vista delle teste mozze dei propri 5 figli minori, della cui carne si era cibato la mensa di Atreo. Narrano che quel giorno il sole si oscurò. Sera nuovamente ripetuto lo sciagurato evento del macabro desco cannibalico dell'avo Tantalo. Ebbene, l'oracolo ha predetto che l'unica vendetta possibile per Tieste
avverrà ad opera del frutto dell'incesto da lui stesso compiuto sulla sua sventurata figlia Pelopia, poi morta suicida. Ed è Egisto costui. Tra i figli di Atreo e la sua fedifraga moglie v'è Agamennone, re di Sparta, Menelao e Agamennone. A Menelao, questo voi lo sapete, Paride, principe di Troia, portò via la moglie Elena. Ne nacque una coalizione di Achei capeggiata da Agamennone, che sfociò in una lunga guerra contro Troia. Sono passati 10 anni e la guerra è finita con la vittoria degli Achei, ma gli inizi di essa, onde favorire la partenza delle navi achee e ingraziarsi il favore del vento e degli dei, io, l'indovino Calcante, fui consultato da Agamennone. Misero me, consigliai che egli sacrificasse la di Artemide, sua figlia Ifigenia. Non mi fossi mai macchiato di quel mostruoso vaticinio. Ella fu ingannata e, credendo d'andare sposa ad Achille, il più forte e bello degli Achei, ella fu condotta inconsapevole di inerme, non all'altare delle nozze, ma sgozzata come un mitagnello su quello del sacrificio. Questa è la mia colpa. E nonostante sia molto avanti negli anni, ebbene, io giuro che non me la perdonerò mai, mai tale colpa. Tutto questo porterà ad un altro tremendo massacro. Ah sì, ahimè, molto presto. Il ritorno di Agamennone è ormai prossimo, imminente. Egli torna con una preda di guerra, con Cassandra, sorella sventurata di Paride, figlia di Priamo, lo sconfitto dolente re di Troia. Clitennestra, moglie di Agamennone, regina di Micene, sorella di Elena di Sparta, lei, Clitennestra, in tutti questi anni ha covato dentro di sé contro di lui suo marito l'odio per la fine di Ifigenia. Ora, sedotta dalle subdole arti suasive di Egisto, che qui a Micene si è legato a lei passionalmente, non aspetta altro che compiere la sua bravata vendetta. Ma è bene che mi apparti. Arriverà qui. Dentro di me lo vedo già. Egisto. Orrore. L'ombra trista e silente di suo padre Tieste, ancora una volta, senza dargli tregua, si mostrerà lui solo, incombendo nella sua mente e ormai possedendola e governandola. Τεχαράς κλίβες, μακάρι.
ανάπασα σώσα πριν. Κατά και ανάπασα γλυκερών τέλος. Με χάλα πηγή τώρα Δία Παγενέτη Ζήνα Μέγαρη Βασιλεία που το φώτη. A che non mi dai tregua, orribile ombra di Tieste? Tu, cui sono figlio e nipote, tu invendicato e sconvolto dall'ira, perché mi perseguiti? Cessa di mostrarti a me e torna presso le tenebrose rive dello Stige. Chetati! Le tue stesse furie, stanne certo, sono tutte dentro di me. Nato da un infame incesto, il tuo sangue, ahimè, scorre doppiamente nelle mie vene. Anch'io sono predisposto per tua eredità al delitto. A che vale dunque che tu torna dal regno delle ombre a rammentarmelo? Agamennone, l'Atride, torna vincitore da Troia, lo so, carico di gloria. Io l'attendo qui, nella sua reggia presso Clitennestra, sua donna e mia amante. Torni pure. Sarà breve il suo trionfo, te lo giuro. La vendetta guida ormai i miei passi. L'avrai, Tieste, avrai vendetta. Il tempo se ne appressa. Verrai in Agamennone nel sangue di tuo fratello Atreo. Ma prima che ciò avvenga, sarà saggio che io agisca con dissimulata astuzia, tramando contro di lui con sua moglie, pur mostrandomi inerme ed inesso, e soffocando ad arte l'odio che mi arde nel petto. Tu avrai vendetta, ed io il regno di Micene. Grande sventura verrà alla casa d'Atride. La morte la avvolgerà con le sue fetide ali.
libero d'agire, quest'uomo subdolo e perverso ingannatore della regina, la piegherà ai suoi disegni. E tu, Clitennestra, infelice figlia di Leda, sei inconsapevole della rete d'inganno in cui Egisto ti sta avviluppando, traendo vantaggio dal tuo dolore inestinguibile per il sacrificio di Ifigenia. Ogni cosa scoprirai, misera, ma troppo tardi. La maledizione di Pelope e la vendetta di Tieste gridano sangue. E di sangue presto s'appagheranno. Egisto, qui, da solo, ancora una volta ti scopro immerso nei tuoi insondabili e cupi pensieri. Perché mi nascondi ciò che t'affligge? Tu lo celi a me che t'amo. Perché mi sfuggi? Eppure tu sai bene che io respiro solo per te. Mia dolce regina, io mi sento straniero, e non poco, in questa reggia. Tu mi hai donato il tuo amore, è vero, e mai avrei ardito metter piede in queste stanze, se non per te sola, mia Clitennestra. Ed è per te sola, tu lo sai, se io resto qui nella reggia di Micene. Me, infelice, s'appressa già il giorno del doloroso giorno in cui tu stessa, sì tu stessa, mi imporrai di partire. Io? Cosa dici? È dunque questo il pensiero che t'affligge e che mi nascondi? Come puoi solo immaginare questo di me? No, a nulla vale che io ti giuri. Vedrai, vedrai da te stesso. Vedrai se altro pensiero mi infiammi il petto, se non quello di te soltanto. E sta bene, ti credo. Ma concesso che il tuo solo pensiero sono io, ti chiedo, tu pensi che non mi importi che la tua pace possa essere turbata? Quando Agamennone, il tuo sposo, sarà tornato, prima che la tua serenità ti venga solo in parte tolta, preferirò perdere me stesso anziché saperti in angoscia divisa tra lui e me. E me ne andrò ramingo, errante, avvilito e oscuro. E questo è il mio destino. Questa è la condanna per me. Infelice prole di Tieste. Benché innocente, nato da un padre infame e da sua figlia, io sono frutto abietto d'un incesto. Non ho un regno io, mi mancano ricchezze e mi fa difetto anche l'ardimento. Cosa mai potrebbe cancellare la macchia e la vergogna della mia nascita? Qualora mi si volesse porre a confronto con Agamennone. Sì, lui, l'Atride, torna carico di gloria, bottino ed onori dall'aver distrutto Troia. E dimmi, potrebbe mai sopportare la presenza in Micenie del figlio dell'abominio di me, Egisto, nato da Tieste, fratello di suo padre Atreo, e che gli diede in pasto, lui inconsapevole, 5 dei propri figli? Ascoltami, Egisto. Posto che Agamennone ritorni, l'orgoglio della sua vittoria e dei suoi trofei sopirà l'antico rancore per Tieste e la sua progenie. Un re vittorioso
non serba odio per quelli che egli ritiene nemici, e soprattutto quando questi, come te, non gli siano causa di alcun timore. È vero. Purtroppo che io non spaventi alcuno. Io, esule, inerme, misero. No, Agamennone non m'odierebbe, ma potrebbe disprezzarmi ed oltraggiarmi. E tu, vedendomi suo zimbello e trastullo, mi consiglieresti di rimanere a Micene? Che amore sarebbe allora il tuo? E tu, piuttosto, come puoi solo concepire l'idea di abbandonarmi? Se mai saremo a quel punto che io ti lasci, sarà vano lusingarti. Guardiamo in volto la realtà. Pure ammesso che il tuo signore volesse dimenticare le tremende offese di mio padre al suo, tu pensi che egli dissimulerebbe o ignorerebbe, accorgendosi dell'amore che ti porto, l'oltraggio fatto al suo per te? Non mi resterebbe allora, se mai io venissi qui talvolta, che sfuggire la tua vista. E ciò per me sarebbe peggiore di ogni più crudele supplizio. O se al tuo cospetto un solo sguardo o un sospiro mi tradissero. Cosa potrebbe nascere da un sospetto? E vada bene, a me non penserei. Or sarei capace di darti questa rischiosa prova d'amore, ma è a salvarti l'onore e la vita in pericolo che penserei. Ma forse, chissà, il pericolo di cui parli è ben più lontano di quanto noi stessi non pensiamo. Sono ormai sorte e tramontate più lune da che furono atterrate le mura di Troia. Eppure, l'Atride non torna ancora. E come sai, si è diffusa la fama che le navi dell'armata achea siano andate disperse da una tremenda burrasca. Così fosse davvero, sarebbe finalmente arrivato il giorno che il mare avrebbe vendicato per me la fine cruenta e impietosa della mia Ifigenia. E quando anche ciò fosse avvenuto, tu, vedova illustre del re dei re, ti degneresti per nuove nozze di volgere il tuo sguardo a me? A me, rampollo, oscuro di sangue abborrito, a me, privo di gloria, d'oro, d'armi, di sudditi. È privo di delitti, no? Non aggiungi anche questo. Tu non hai certo lo scettro di Agamennone, ma neppure il pugnale, insanguinato e grondante ancora, di chi ha avuto cuore di immolare la propria figlia. Per quella sua stupida guerra. Perché le sue navi partissero con il vento favorevole, egli ha sacrificato, mentendole, nascondendole il suo orribile destino, la nostra Ifigenia. Infelice fanciulla, appena dodicenne, illusa, ingannata ad essere destinata al matrimonio con il grande Achille. Le ancelle l'avevano abbigliata con l'abito nuziale e le avevano acconciato i morbidi capelli. L'acropoli risuonava di canti nuziali e petali di rose cospargevano il sentiero che ella avrebbe percorso. Quel sorriso di gioia che il suo giovane volto, terso di giovinezza, non riusciva a contenere. Non potrò mai dimenticarlo. I suoi piedi leggeri calpestavano il morbido tappeto floreale, mentre ella saliva verso l'altare davanti al quale il sacerdote l'avrebbe consacrata ad una vita felice al fianco del più potente bel guerriero che avesse mai marciato nelle file degli Achei. E tuttavia, qualcosa
dentro di me urlava. Ma la mia fiducia in Agamennone non era mai venuta meno fino a quel giorno. Avrei dovuto invece, me sciagurata, dar credito a quei larvati e orribili sospetti che il mio cuore di madre confusamente avvertiva. L'avessi ucciso, risparmiando la vita di mia figlia ed anche quella di migliaia di uomini dalla morte e dalla lontananza, che causa la colpevolezza della fedifraga Elena, mio malgrado sorella, sarebbero stati strappati alle loro case, alle loro mogli, per 10 anni. Elena, consorte di Menelao, invaghita sino all'assurdo dell'imbelle Parite. Compresi quello che stava per accadere ad Ifigenia, un istante prima di tutti gli altri, fu forse l'istinto materno a risvegliarmi da quella sorta di torpore in cui Agamennone ci aveva avvolti tutti con il suo perverso inganno. E quando la lama scivolò fuori dalla toga del sacerdote, il sorriso sul volto di Ifigenia si frantumò in pezzi, si lacerò. In un secondo solo ella divenne adulta, giungendo alla consapevolezza di essere ormai sull'orlo della vita e china sull'abisso dell'Ade. Quella coscienza consapevole che gli anziani maturano nel tempo, che permette loro di spiegare ed accettare ogni cosa, la rivestì di sé, tragicamente, in un attimo, trovandola impreparata, incapace di reagire, di sottrarsi a quel suo atroce, ingiusto, inaccettabile destino. Ciò nonostante, fu remissiva, come sempre. Ma da quel momento io smisi di esserlo e l'odio e il desiderio di vendetta presero dentro di me il sopravvento. Ora l'anima di Ifigenia, strappata con violenza, mi tormenta ogni notte chiedendomi vendetta. Ella, che adorava suo padre, vedendo in lui prima l'uomo e poi il re, ella sola, neppure io vi ero riuscita tra chi lo conosceva, non fu capace di odiarlo. Nemmeno in quei pochi istanti prima che venisse uccisa. Ma ora, che è sola e vaga, disperata nell'Ade oscuro, lei mi ripete e torna a ripetermi ogni notte. Tutto m'è chiaro adesso, madre. T'è riaggrappata a me piangendo per non lasciarmi andare. Ti hanno separata dalle mie braccia, rinchiusa nelle tue stanze. Avevano detto alle mie ancelle di non preparare molti vestiti per il mio viaggio di sposa, perché non mi sarebbero serviti. Era breve la via che conduceva là, dove stavo andando. Ed è vero, perché stavo per sprofondare nelle oscure fauci dell'Ade e la morte, me inconsapevole, mi attendeva. La sua ombra inseguiva già la mia e il suo respiro fetido era sulla mia nuca. Morire così, come avrei potuto immaginare che mio padre mi avrebbe fatto questo? Io, la sua Ifigenia, diventai un sacrificio. Il mio sangue è stato sparso sull'altare per propiziare tutto il sangue che sarebbe stato versato sotto la rocca di Troia.
Io non ho pianto. Non ho urlato. Dovranno tutti ricordarmi, ad uno, la mia immagine dovrà perseguitarli fino alla morte. E moriranno tutti, i gloriosi re di Grecia. Io li attenderò lì. Aiutami, madre. Forse rispetto a me in questo. Ella ha avuto fortuna. Io avrei scambiato con chiunque la mia sorte di sposa, costretta a disprezzare il marito e a piangere una figlia allevata con amore. Lei, almeno, no. I principi dell'empia e superstiziosa dottrina del vaticinio, che sempre produce frutti scellerati, indussero Agamennone a lasciarsi persuadere dall'indovino Calcante, ad inoltrarsi sulla via del delitto più inumano. E fu così che i condottieri scelti dai Danai, il fiorfiore degli eroi, profanarono in Aulide l'altare di Artemide col sangue innocente di mia figlia. E non appena la benda virginale fu avvolta attorno alle sue tempie, pendendo in parti uguali su entrambe le sue guance, non appena lei si accorse che davanti agli altari c'era suo padre col volto scuro e che accanto a lui i sacerdoti nascondevano l'arma del sacrificio e i cittadini alla sua vista, prima osannanti, ora versavano lacrime, muta per l'orrore, piegata sulle ginocchia, s'accasciava al suolo. Né all'infelice poté essere favorevole in tale circostanza il fatto d'aver donato per prima tra i suoi fratelli il nome di padre al re, quando, sollevata dalle mani degli eroi, fu condotta tremante agli altari, non perché, compiuto il solenne rito secondo la sacralità della tradizione, potesse essere scortata sposa coi canti di Meneo, ma perché pura cadesse impunemente in difesa, proprio nel tempo delle nozze, vittima sacrificale affinché si levassero i venti e fosse dato un felice e favorevole avvio alla flotta. A tanto delitto poté indurre la superstizione. Da quel giorno in poi mi sento fremere, torrore al sol nome d'un tal padre. Io non lo vidi più. Ma semmai la sorte lo tradisse. No, non sperare che ciò avvenga. Non accadrà che la fortuna gli volga le spalle. Essa al contrario lo ricondurrà altero e tronfio, più che mai micene. Non passerà gran tempo, vedrai, che tu riavrai Agamennone al tuo fianco. Egli ben saprà come spegnere il tuo sdegno e i vostri rimanenti figli Elettra ed Oreste, nati dal vostro antico amore, ti indurranno a rappacificarti col tuo sposo. Al confronto col suo raggiante fulgore, l'amore che ora nutri per me si rivelerà insignificante, dileguando come nebbia al sole. Sì, Elettra m'è cara, e Oreste è il mio orgoglio. Eppure la voce dell'amata Ifigenia mi grida con mesti accenti: tu, madre, ami il mio crudele uccisore? No, no, io non l'amo. Ben altro padre saresti stato tu, Egisto, per i miei figli. Eppure
Clitennestra, credimi, potessi mai un giorno vivere accanto a loro. Ma tanto non spero. Non vedo altro nel mio avvenire che affanni ed umiliazioni, baratro e rovina. E tuttavia attendo qui che si compia il mio destino, quale che esso sia. Tu me lo chiedi e io resterò, a patto che il pericolo sia mio. Se divenisse tuo, saprò cadere vittima, da solo, di un infelice amore. Saprò ben io far sì che il nostro amore resista ad ogni destino. Il tuo parlare modesto e sincero mi infiamma ancor più per te e sempre più ti ravvedo rispetto a quel che tu intravedi del tuo futuro degno di tutt'altra sorte. Sono ormai gettate le premesse di ciò che avverrà. Egisto ha teso le sue trappole, sono pronte a scattare. Misera Clitennestra, sei preda del suo meschino gioco, sopraffatta dall'astuzia di lui. Riuscirà mai Elettra ad aprirti gli occhi? Egli non vuole solo te, ciò cui aspira è il regno di Micene. L'ombra di suo padre Tieste è sopra di lui e lo spirito di vendetta lo governa, ma tutto è ancora nelle mani del fato. Ecco, Elettra viene a cercarmi. Egisto, lascia che io sia sola con lei. Vorrei tanto riuscire ad orientarla in tuo favore. Madre, perché con noi così crudele il fato che ci ha condannate a non avere mai pace? A sospirare invano io il ritorno del padre e tu dello sposo. A che giova sapere che Troia è stata atterrata se sorgono nuovi perigliosi impedimenti al ritorno vittorioso di Agamennone? E dunque si fa più certa la fama che vuole naufragate e disperse sulla rotta del ritorno le navi degli Achei? Dimmi, è così? Quali sono le notizie che hai attinto? Parla, che dicono? Non lasciarmi nell'ansia di conoscere ciò che è avvenuto. Non voglia farci patire anche questo il nostro destino, madre. Sono assai diverse fra loro le voci che corrono. V'è chi vuole che le nostre navi siano state spinte fin nel Bosforo da venti impetuosi. Altri giurano d'aver visto le vele biancheggiare all'orizzonte. E purtroppo v'è anche chi afferma che la prua reale giaccia infranta
tra gli scogli e che l'intera flotta sia andata sommersa, misere noi, assieme al re. A chi prestar fede, o madre? Chi mai potrà trarci fuori dal timore e dal nostro dubbio angoscioso? Ebbene, quegli stessi venti che 10 anni or sono, per favorire il partir delle navi per Troia, chiesero l'olocausto del sangue della mia primogenita. Ora, al ritorno, avranno richiesto forse per placarsi ancora sangue. Adesso almeno non dovrò tremare, come sono già 2 lustri, per la sorte dei miei figli, te, Elettra, e il piccolo Oreste, qui, al sicuro presso di me. Cosa mai ascolto? Quel sacrificio ti resta ancora impresso nel cuore. Per quanto terribile e funesto, tu lo sai, esso fu necessario. La divina Artemide lo pretese. Mio padre non ebbe altra scelta. Vedendolo tentennare, gli Achei insorsero. No, egli, come capo, dovette dolorosamente piegarsi agli eventi. Ed io ti dico che se oggi gli dèi chiedessero ancora il sacrificio di una figlia, ebbene, o madre, io sarei pronta ad offrire il mio sangue agli altari per salvare a te il consorte, agli Achei il duce e a Micene il suo glorioso re. Come vorrei che tu mi amassi come ami tuo padre. Vi amo entrambi allo stesso modo, stanne certa. Ma ora, nuovamente, mio padre è in pericolo. E devo ammettere, purtroppo, che mi sgomenta il non vederti come io lo sono, prostrata affatto nell'angoscia del dubbio e dell'impotenza. Tu, piuttosto, lo amassi quanto lo amo io. Ah, figlia, tu non lo conosci come io lo conosco. Che dici? Sacri nomi, come sei mutata. Eppure, bello rammento, così di lui tu non parlavi un tempo. Tu ci narravi delle sue gesta, vivevi solo per lui ed educavi noi figli ad amarlo. Poi, ancora non son trascorse più lune addietro, ti facesti diversa, tant'è che non condividi, anzi riprovi quasi, il mio trasporto per il padre. Ma certo, certo, c'è una nuova ragione che spiega il perché i tuoi sentimenti verso di lui siano mutati. E te lo giuro, quanto preferirei, madre, non conoscerla questa ragione. Una nuova ragione? Ma di che parli? Il mio cuore contro tuo padre, da quel tragico giorno che sai, è sempre rimasto inacerbito, tutto l'amore si è spento. Tu non sai che dico. Ebbene, se io ti svelassi i più impenetrabili segreti del mio cuore. E disgraziatamente io li conosco. E fossi stata io sola a penetrare gli arcani recessi del tuo cuore. No, non io sola, madre. Ormai soltanto tu non conosci ciò che di te, sua regina, mormora il volgo. Sembra tu non abbia orecchie per intendere ciò che bisbigliano quanti ti stanno riverenti attorno. Tu non odi, né vedi, né immagini. E credi che a ciascuno sia nascosto ciò che pensi di celare soltanto tu. Quel che nessuno ardisce di palesare apertamente. Ma già, è un nuovo amore quello che t'acceca e ti fa sorda. Un nuovo amore? Misera me! Chi m'ha tradita? Tu stessa! Adesso,
Tradita, tu dici. E di che altro tradita se non di quel segreto che tu immagini nessuno conosca, mentre gran tempo è già che il tuo parlare, senza avvedertene, m'ha indotta a sospettare. Cara madre, per l'ombra sacra di quella figlia uccisa e per l'amore che mi porti, per la vita d'Oreste, te ne prego, sei ancora in tempo. Arretra il passo da quel precipizio orrendo verso il quale ti stai orientando. Allontana da te, da noi, codesto Egisto. Fa che taccia su di te, sul tuo onore, il mormorio del volgo. Piangiamo assieme sulle nostre disgrazie e assieme imploriamo gli dèi che Atride torni a noi. Allontanare Egisto? Ma perché? Tu dunque non vuoi. Ma mio padre, il tuo signore, non merita d'essere tradito né di soffrirne. Ma se egli più non vivesse? Mi fai inorridire, raccapricciare! Tu ti auguri che egli sia morto? Ma no, che dico? Oimè, che bramo! Elettra, piangi assieme a me l'orrore d'una madre traviata. E forse è stata la lunga attesa di tuo padre, o forse la crudeltà d'un marito, o forse sono stati i pregi d'Egisto a fuorviarmi, non lo so. Ma di che parli? I pregi d'Egisto? Ah, tu non sai quale sia davvero il suo cuore. Chi è nato da quel sangue da cui egli è nato non può albergare in sé alcuna virtù, alcun pregio. E tu vorresti designare come tuo nuovo sposo e re di Micena un tale esule, vile, subdolo figlio d'un orride incesto. Ed io? Chi sono? Non sono forse figlia di quella Leda che tradì Tindaro, re di Sparta, con lo stesso Zeus? Non sono forse sorella di Elena che tradì Menelao per Paride? Il mio sangue, quello che mi scorre nelle vene, non è certo migliore di quello d'Egisto. Il volere di irati numi, l'ignota forza del fato e la passione, mio malgrado, mi governano. Sorella di Elena, tu dici. Bene, sii pure sua sorella, se ti piace rammentarlo senza vergogna, ma pensaci, non voler diventare più colpevole di lei almeno. Elena tradì Menelao, ma non aveva figli. Fuggì con Paride a Troia, ma non tolse il trono a suo marito. Tu, invece, dimmi, come potresti porre non solo te stessa, ma anche i tuoi figli ed il trono nelle mani d'un Egisto? Ascoltami, figlia. Ove mai il fato mi volesse vedova da Atride, credimi, in alcun modo io priverei il mio Oreste del trono del proprio padre. Sarebbe lui il successore di Agamennone su Micene. Ed Egisto non diverrebbe il mio nuovo marito, ma solo un compagno per me e per Oreste una guida, un difensore, un nuovo padre. No. No, egli diverrebbe un pericoloso tiranno, nemico dell'ancora inerme Oreste. E forse, al solo pensiero m'agghiaccio, il suo assassino. E tu, madre, affideresti il figlio a chi ne ambisce il trono? Affideresti al figlio di Tieste, il nipote di Atreo? Ma invano. Ma accorgo, io varco con te il confine del rispetto filiale. Giova ad entrambe, pertanto, sperare che Agamennone viva, e il cuore, presago, me lo suggerisce, e che ritorni a noi. E al solo rivederlo, sono certa che la fiamma del primitivo amore per lui si rinvigorirà. L'altra, quella per questo Egisto, si incenerirà. Quanto a me, madre, serberò al sicuro
nel mio petto il tuo segreto. Me infelice, io tremo. Le sue parole nel breve attimo d'un lampo m'han forse fatto balenare dinanzi alla mente il vero. Da vittima del tuo sposo, tu, Clitennestra, presto diverrai colpevole. Assieme al tuo infido amante, crudamente deciderai della sorte del re. Povera impotente Clitennestra, divenuta per disperazione l'amante di un uomo spregevole, ti sei ormai annientata in lui. Egli sta destando in te una malvagità che mai avresti concepito né te ne avvedi. Per un attimo solo, per un breve attimo di ravvedimento, Elettra ha suscitato in te la bufera del dubbio. L'odio che ti muove contro la Tride è ben più grave dell'atto da lui commesso. Egli fu spinto dall'imperio di una dea. E tu? Covando un'insana smania di vendetta che lo squallido amore per Egisto sostiene e giustifica, tu hai rinunciato al senno. Vedi, te lo dicevo dianzi, ormai non è più il tempo di sperare, ma di tremare. La fortuna, gli dèi e il favore dei venti stanno conducendo in porto a Nauplio le navi achee a vele spiegate. La Tride torna nel suo regno. Ed io, che avrei già da molto potuto lasciare Micene senza alcun rischio per te e senza che il tuo onore n'avesse macchia, ora sarò costretto dagli eventi a fuggire al cospetto del re e dovrò dunque lasciarti in preda del suo potere. Né so dove me ne andrò, lontano da te, a morire di dolore. Ecco, guarda cosa m'ha ridotto quella tua soverchia speranza che la fortuna avesse abbandonato Agamennone. E dimmi, perché mai dovresti fuggire? Che cosa ti fa tremare? Di quale colpa sei reo? Sono io, semmai, rea di tradimento, ma rea soltanto nel chiuso del mio cuore e di ciò che sente il mio cuore per te. Nulla sa Agamennone. Ti illudi, Clitennestra. Il nostro legame già fin troppo è palese. L'amore vero, per quanto si voglia, non si riesce a nasconderlo. Come speri che lui non se ne accorga? Ti sbagli, Egisto. Non conosci gli intrighi di corte. Spesso si attribuiscono false colpe a chi non ne ha. Il re lo sa bene. Pertanto, chi mai ardirebbe di svelargli che io, la regina, lo abbia tradito? E se non fosse vero, che ne sarebbe del delatore? La Tride, offeso falsamente nel proprio orgoglio e per la fiducia che ha nel legame che mi unisce a lui, lo schiaccerebbe. E dunque, ascoltami. Ancora non mi sentirei di deporre del tutto ogni speranza.
Piuttosto, per ora, allontanerei i vani timori. Perciò, Egisto, te ne prego, dammi un giorno, un solo giorno di tempo. È vero, finora avevo creduto ogni pericolo lontano e pertanto non m'ero adoprata a cercare opportuni rimedi. Il ritorno improvviso del re, accolta di sorpresa. Ma tu, concedimi il tempo che ti ho chiesto, non andartene. Lascia che io sondi nell'animo di Agamennone, che gli scopra in volto se mai abbia sospetti. Tu, nel frattempo, potresti restare a Micene, ignoto. Se mai potesse in Micene il figlio di Tieste restare ignoto, tu vaneggi. No, io voglio sperare invece che sia così, anche solo per un giorno. Mi basta un giorno solo per decidere cosa si debba fare. Vedrai, non ti deluderò. E se tutto andasse male, sappi che piuttosto che abbandonarti, son pronta ad agire come mia sorella Elena. Ciò che mi induce a paventare è il mio amore per te. Solo per te io tremo. Clitennestra, devi dimenticarmi, ora che ve ne è ancora tempo. Lasciami andare al mio destino, qualche esso sia, lontano da te. Oscuro io nacqui ed oscuro io muoia. Non c'è più tempo, ormai ho deciso. Rendi al tuo consorte l'antico affetto e lasciami andare esule e disperato, lontano dal tuo cuore. Ebbene, se è questo che hai deciso e che vuoi, sappi che volontariamente io correrò incontro alla morte e all'infamia. Svelerò io stessa da Tride il mio tradimento e mi perderò assieme a te. Se fuggi, io fuggo. Se muori, anch'io morirò con te. Oh, sventurato infelice Egisto. Su, via, rispondi. Vuoi tu negare all'amor mio soltanto un giorno? Giurami che non lascerai le mura di Micene prima che il sole tramonti. Che cosa posso fare? Ebbene, se a ciò mi forzi, sì, io lo giuro. Gioisci con me, oh madre! L'orgoglioso spirare dei venti è sedato e tranquillo è il mare. Sull'orizzonte sereno si staglia la mobile selva degli alberi delle nostre navi. Le loro prue s'appressano ormai al sospirato porto. Nessuna di esse è andata perduta. La nostra speranza è divenuta certezza e ogni timore si è mutato in gaudio. Madre cara, e salvo il tuo consorte, e vivo il mio genitore! M'han detto che egli è approdato per primo e che muove verso Micene. Prima che giunga alla porta dei leoni, corriamogli incontro. Oh madre, come puoi startene qui tranquilla? Il giuramento, Egisto, non dimenticarlo. Quale giuramento? Ti ha forse promesso che verrà anche egli assieme a noi incontro al trionfo del re dei re? Punzecchiare con sarcasmo un infelice ti rende dunque soddisfatta? È pura cattiveria la tua. Pazienta, Clitennestra. Se il nome d'Egisto spiace ad Elettra, è perché ella non ha ancora conosciuto il suo cuore. Al contrario, esso m'è più noto di quanto tu non pensi. E così lo fosse all'accecata mia madre. Sei tu quella accecata dal feroce odio atavico che regna nella genia degli Atridi. Che sai tu, Egisto? Che è figlio di Tieste. Null'altro sai. E questo ti basta per odiarlo, per disdegnare ed udire quant'egli sia dolce, discreto ed umile. Consapevole hai lui delle sue origini e non volendo arrecare offesa con la propria presenza al trionfante Agamennone, voleva
sottrarsi alla sua vista e lasciare la città. E perché allora non lo fece? Chi lo trattenne? Acquietati, Elettra. Io resterò ancora per poco. Quest'uomo che tu così tanto aborrisci e che pure non t'odia, nel dì che viene sparirà dai tuoi occhi per sempre. È questo che ho girato a tua madre. Lei mi ha chiesto di rimanere ancora un giorno ed io, fossi anche contro me stesso, non la scontenterò. Quanto è grande, Elettra, la durezza del tuo cuore. Vedi, all'amaro fiele delle tue parole, al tuo livore, quest'uomo non oppone altrettanta ostilità, ma umiltà e pazienza. Ebbene, madre, non sono qui venuta per sentirmi enumerare i rari pregi di costui, ma ad informarti che tutta Micene è in strada per festeggiare il ritorno di mio padre. Anch'io sarei già corsa tra le sue braccia se non fosse stato irriverente verso di te, sua consorte e regina, rubargli per prima i suoi baci. Ma ormai sarebbe grave colpa se indugiassimo ancora. E dunque, madre, andiamo. Eppure, dovrebbe esserti ben noto il mio doloroso stato per avertelo io palesato. Ma tu sembri godere nel trafiggermi il cuore con replicati colpi. Lo sanno gli dèi, oh madre, se io ti amo e quanta pietà io provi per te. Ma dimmi, vuoi dunque che Agamennone ti trovi qui, al fianco d'Egisto? Così facendo, indugiando ancora, quel che tu speri di celare si renderà manifesto. Perciò ti ripeto, andiamo. Ma sì, donna, anch'io ti prego, va, non ostinarti a tuo danno. Non tremerei così tanto se stessi andando incontro ad una terribile morte. Rivederlo. Ormai non riesco più a guardarlo con l'occhio d'una volta quando l'amavo. Fingere ancora amore. E se il coraggio mi abbandonasse? Oh, giorno tremendo. Fausto giorno, invece. Forse non sono lontana dal riacquistare la madre. Tu esiti. È rimorso il tuo? Se così fosse, già non saresti più rea. No, Clitennestra. Tu non sei mai stata rea. Hai creduto estinto il tuo consorte e ti sei legata a me. Chi mai potrebbe imputartelo a delitto? E se il tuo sposo non sa, se non glielo confessi, tu non devi sentirti rea. Ne avrai motivo di tremare dinanzi a lui. Son certo che dopo tanti anni egli non più serba rimorso della sua figlia uccisa. Acquista dunque anche tu sicurezza seguendo il suo esempio. Tu, mortifera lingua, osi parlare di mio padre contaminando la sua persona col tuo veleno. Andiamo, ti prego, madre, andiamo. Possano essere questi gli ultimi iniqui consigli che udrai da Egisto. Giurasti, Egisto? Rammentalo. Sì. Giurasti. Resta un giorno. Ahimè, un giorno. Cos'è mai un giorno? Un giorno non è nulla, ma per un empio è tanto. Odiami, Elettra. Odiami pure, ma il mio è un odio più profondo. Lo vedrai, esso non è fatto di crudeli parole. L'odio di Egisto è morte. Sarebbe stato per me un rammarico se il mare avesse ingoiato Agamennone. La tua sete di vendetta, o Tieste, non sarebbe stata paga. Ed ora trionfi pure il re, tra il tripudio del suo popolo, si ceda pure alla gioia del suo ritorno in patria. Breve gioia. Straniero io sono in questa patria, ed estraneo ad ogni festa.
che non sia di sangue. Finché vivi, Agamennone, risplendi di gloria. Non lasciare che nulla t'addolori oltre misura. Perché la tua vita è breve, e il tempo reclamerà assai presto il suo tributo. La tua donna t'accoglierà, stendendo ai tuoi piedi per onorarti un rosso tappeto, sì, un tappeto vermiglio come una via di sangue. Figlia, consorte, lasciate io vi stringa forte al petto mio. I numi sanno quanto io abbia sospirato d'attraversare la possente porta delle mura della mia Micene, di calcarne il suolo amato, di tornare a venerare i penati, qui, tra il mio popolo festante, stringendovi a me. Oh, come lunghi e gravi sono stati i due lustri vissuti in terra straniera, lontano da quanto amo. E com'è dolce per me rimpatriare dopo gli affanni di una così sanguinosa guerra, essere con voi. E questo è il mio vero porto di pace. Cosa di più potrei sperare? Ma, mie donne, voi le uniche che io ami più di me stesso. Perché ve ne state taciturne? Perché silenziose tenete bassi gli occhi? Non è dunque pari la vostra gioia alla mia? Mio signore, il cuore m'arregge il passare da speranza a doglia e poi repentinamente da dolore alla gioia. È così, padre. La fama aveva diffuso di te l'orrida nuova che venti feroci avessero disperso le navi e affondato la flotta. Mentre eravamo nel pianto, eccoti ora qui, salvo, tornare vittorioso da Troia. Te, che avevamo atteso da tante e tante lune. E su questa tua mano, che io bambina baciai al tuo partire, lascia che io imprima i baci di giovane fanciulla. Sì, figlia mia, più che la gloria mi è caro il sangue mio. Ahimè. Completa sarebbe stata la mia felicità se gli dèi non m'avessero imposto di restare fatalmente privo di una figlia. Ifigenia mi manca e tu sola rimarresti a me e alla tua misera madre. Chissà, nella mia lunga assenza, quanto dolore e pianto avrai con lei diviso e quanti giorni e notti avrete trascorso nel rimembrarmi. Anch'io, tra atroci vicende e sangue, fra la gloria e la morte, sotto le mura di Troia, chiuso nell'elmo, in silenzio, piangevo pensando a voi. Ma ora tutto è passato. Tu sola, Clitennestra, ravviso ancora mesta in volto. Mesta io. Eppure vedrai. Alle soglie della reggia ho fatto stendere, per onorarti, un tappeto purpureo e ho detto alle mie ancelle
Che aspettate voi dunque, cui è stato assegnato il compito di coprire di drappi il suolo su cui il mio signore poserà il piede che ha calpestato Troia? Presto, si prepari per lui un cammino coperto di porpora, perché giustizia lo conduca alla casa che egli non sperava più di vedere. E assieme a lui sarò lieta di accogliere anche Cassandra, la sua schiava di guerra. Al resto penserà la mia affettuosa cura, secondo quanto vorrà il fato. Tant'altro ancora vorrei dirti, ma non adesso. Ora non riesco, le parole mi mancano. Lascia che io mi rinfranchi. Non posso trattenermi dal piangere. Ma padre, e del tuo piccolo Oreste non mi chiedi? Vieni ad abbracciarlo. Da che cominciò a balbettare le prime parole, sentendo parlare di te, chiedeva quando lo vedrò. Ed udendo d'armi e di nemici, tante volte nel gioco fingeva di correre armato in tua difesa. Sì, Oreste, mia speranza, erede del mio trono, mio sostegno futuro. Io lo lasciai piangente in fasce, ditemi che fa. Cresce, somiglia a suo padre, gli arde già dunque l'impazienza di gloria pur negli occhi di bimbo al lampeggiare d'una lama. Sono ansioso di vederlo. Andiamo, ogni indugio per me è una pena. Eppure, così dissimile si è fatta tua madre da quel che era prima. Dove sono più i suoi amplessi, le dolci parole e quei gesti d'amore che mi manifestava prima che io partissi? L'ho tanto desiderata, ed ora perché non ritrovo in lei più nulla d'allora? Capisco che ella sia stata 10 anni in preda al dolore della mia assenza. Comprendo quali possano essere stati per 2 lustri i lunghi silenzi del suo cuore privo di risposte, ma il suo tacere adesso certo non è verso di me tornato segno d'amore. Quando poc'anzi mi poneva tra le braccia Oreste, ebbene tu lo vedesti, mentre io ero quasi di felicità fuori di me e non mi saziavo di baciarlo, lei se ne stava appartata. Quasi che quel figlio non fosse nato dal nostro amore, quasi che egli fosse stato solo figlio mio. Perché? Perché? È vero, padre. Ella è purtroppo un'altra donna, non più quella di prima. Non più le ho visto in volto un solo raggio di gioia dal dì funesto in cui tu, padre mio, fossi costretto ad immolare mia sorella alla volontà comune e degli dèi. Benché necessario, lei ritenne il cruento sacrificio di Ifigenia un inganno, una ferita al suo cuore di madre che 10 anni non sono stati sufficienti a rimarginare. Misero me. Forse che io fossi meno infelice di lei in quel giorno nefasto. E non ero anch'io come lei un genitore disperato. Voi lo sapete. Lei ben conosce i fatti, conosce il vaticinio di Calcante. Sa bene cosa Artemide richiese. Io ero un re a capo di tanti altri re. Cosa potevo da solo tra il tumulto rabbioso di audaci schiere di eroi, di tanti altri re assetati di gloria e di bottino? Che potevo fare? Essi udirono il pianto d'un padre, ma non piansero con me, né alcuno mi mostrò comprensione, pietà. Nessuno, né uomini, né dei. Te ne prego, padre, non turbare con amara memoria il giorno felice del tuo ritorno. Se ti ho rammentato quella nostra tragica vicenda, è stato per scemare, almeno in parte, il tuo giusto stupore per il comportamento della tua donna.
Forse io stessa sono colpevole di non aver saputo starle sufficientemente vicina. E tu sai che tenersi dentro a lungo l'amarezza segna la morte d'ogni gioia, porta il gelo nell'anima. Dalle tempo, perdonala e vedrai che tenerezza, confidenza, amore in lei risorgeranno. Mi gioverà sperarlo, figlia. E sarebbe dolce che lei stessa m'aprisse ogni segreto del suo cuore. Ma intanto, dimmi, qui nel mio regno, Egisto, a che è venuto? Cosa ci fa qui il figlio di Tieste? Ho saputo infatti che egli è qui e gli stessi che m'han detto di lui m'è parso che nel nominare il suo nome provassero ribrezzo. Ebbene, che egli abbia cercato asilo presso la reggia del figlio d'Atreo mi par cosa strana. Superando io stesso il disgusto che provo per lui e la stirpe di Tieste, son deciso. Voglio vederlo, voglio chiedergli dei suoi disegni e dei suoi casi. Eccolo, qui giunge a proposito. Non v'è dubbio che egli sia infelice e che tutti, anche i fratelli che gli restano, gli siano nemici. Ma tu, che hai la capacità di leggere dall'aspetto negli animi, deciderai se in lui alberghi un cuore nobile o infido. Vi lascio da soli. Glorioso figlio d'Atreo, sterminatore dei troiani e eccelso re dei re, concedimi di comparire al tuo maestoso cospetto senza che io tremi dinanzi alla tua nobile e terribile fronte, che non si corruccerà, ne sono certo, perché sarà pietosa verso Egisto, come lo sono talora i numi verso gli infelici, che tale egli è. Sì, Egisto, segnato dai fieri colpi della sorte, con te ho in comune il sangue delle Pelopi, di nostri genitori, che ci scorre nelle vene. Ed è per questo che osai cercare asilo tra queste mura, onde trovare scampo dai crudeli fratelli che mi restano e che m'odiano, perché è nato da incesto. Mi fa fremere il rimembrare che abbiamo lo stesso sangue. Io non ti odio, né ti amo, ma tuttavia, dentro di me, alla tua vista, all'udire la voce del figlio di Tieste, si muove non so che di disgusto. Che tu non m'odiassi lo immaginavo. Tu, non a caso scelto dall'Ellade come capo dei re, hai appreso dagli avi solo il valore, non l'odio, che non s'addirebbero ad un cuore magnanimo i bassi sentimenti. Da chi come te saprebbe perdonare persino chi ardisse offenderlo? Uno come me, ignoto ed infelice, non avrebbe potuto che aspettarsi pietà. Anzi, sicuro mi sarei sentito all'ombra della tua gloria. Questo pensai quando esule trovai scampo qui presso la tua reggia, nonostante io sia il figlio di Tieste, fratello e nemico di tuo padre. La tua pietà, ne sono certo, non mi verrà meno. Eppure ammesso che io ti concedessi la mia pietà, mi stupisce pensare che tu l'accetteresti. Tu che sei nato dal più mortale nemico di mio padre, come potresti? Tu dovresti odiarmi perché i nostri padri ci hanno per l'eterno disgiunti, e non solo noi, ma i nostri figli e i figli dei figli. Eppure tu sai bene che l'empio Tieste rapì e sedusse mia madre Erope, e che mio padre Atreo imbandì al tuo una mensa dandogli in pasto 5 dei suoi figli, tra i quali 2 figli erano figli di Erope. Cosa di più disonesto e di orrido dovrei rammentare? Io vedo in te le furie di Tieste, ed io stesso dovrei rappresentare per te l'immagine vivente di Atreo il sanguinario. Fra queste mura, tinte del sangue dei tuoi fratelli, come potresti ancora restare senza che il tuo ribollisca? Come sopporteresti, se sei un uomo,
di inchinarti alla mia pietà. Ma... e chi sono io per osare disprezzare un tuo così generoso dono? È vero, fuori dalla vendetta di Atreo, ma fu giusta. Due tra quei figli divenuti inconsapevole pasto di Tieste erano nati da lui e da tua madre, l'infedele consorte di Atreo. E dunque a grave oltraggio, grande vendetta. Altri miei fratelli poi procreò Tieste, non nati con me da incesto, né mai io ne rapì le spose, eppure essi si sono mostrati verso di me più spietati di Atreo. M'hanno escluso dalla successione al trono, rubato ogni mia parte d'eredità, ne basta. Ora vorrebbero togliermi anche la vita. Dimmi, non avevo forse ragione di fuggire? Fuggiste ragione, ma non è qui presso di me che troverà riparo. È pari l'orrore che annesso al nascer figlio di Tieste, non meno di quanto lo sia quello d'essere figlio d'Atreo. Solo qui, presso un Atride, io provo minor rossore che altrove nel pronunciare il nome scellerato di mio padre. Se tu fossi meno carico di gloria al posto mio ed infelice come Egisto, lo capiresti, e non diversamente da me ti comporteresti. Se io fossi nella tua stessa avversa condizione, mai rivolgerei il mio passo verso la tua casa, Egisto. Ascolta, io sento in cuore come una voce che mi grida di non prestarti orecchio, di non essere pietoso verso di te. Va lontano da Micene, dunque, aventoti a me da presso. Io sento che trascorrerai torbidi giorni e irrequiete notti. Quindi mi scacci, e cosa mi imputi? Il padre. E basta. Ebbene sì, ed è anche troppo. Va via da Micene e fa che il nuovo sole non ti trovi qui. I nostri padri crudeli, in carattere di sangue, hanno scolpito in noi un odio insanabile. Ben fece il padre mio ad accomiatare Egisto per sempre. Non v'è momento che io lo veda senza sentirmi fremere. Ora tornerà la pace nella nostra magione. Misera me. Agamennone m'ha chiesto il perché io gli abbia nascosto che Egisto fosse qui. Sono perduta, tradita. Tu mi hai tradita, Elettra, perché l'hai fatto? Perché hai rivelato al re il mio segreto? Ti sbagli, madre. Io tenni fede al nostro patto e nulla gli palesai. Te lo giuro. Mio padre lo ha scacciato non sentendosi al sicuro finché lui fosse qui. Rassicurati, nel cuore di Agamennone non grava alcun sospetto su di te. Che tu possa averlo tradito con Egisto, non lo pensa neppure. Piuttosto, sii felice d'essere scampata dal precipitare in quel baratro sul ciglio del quale Egisto ti stava conducendo. E quando sarà partito, il vostro segreto resterà sepolto nel mio cuore. Il tuo sposo brama da te soltanto il tuo amore e non sarà felice appieno sinché tu, come un tempo, non glielo dimostrerai. Ma se perdo Egisto, che ne sarà di me? Taci, madre. Ecco, lui viene. Fa che prima del morir del giorno sia questo il vostro ultimo incontro. Vi lascio soli. Ma come esser tranquilla? Sta attenta! Egli tenderà l'ultima sua insidia. Come un ragno mostruoso tesserà la sua tela. Non lasciartene imbrigliare! Il cappio si stringe. La trappola si innesca. Si fa prossima l'ora della tua cruda vendetta, o Egisto. Pre-
prima che cali il giorno, il figlio di Tieste sempre più manifestamente tramerà, o Clitennestra, senza darti scampo. Stringendoti nella sua ambigua, viscida morsa, inducendoti a ciò che neppure immagini. Donna, questo è il nostro addio. Ecco, dalla reggia che avrei volontariamente abbandonato, ora vergognosamente mi si scaccia. Ma che importa se rimanendo per tua richiesta solo per questo giorno, io ho obbedito al tuo cuore. Ben altro il mio dolore, se mai più avrò speranza ormai di rivederti. Caro. Caro Egisto, a nulla, è vero. È servito il giorno prossimo già al termine che ti ho chiesto. E ti chiedo perdono se t'ho esposto alla vergogna ad essere bandito dal re. Ma come puoi pensare che io ti lasci? Ciò, finché respiro, non accadrà. Dai, fatti coraggio. Non vorrai forse insieme a me perdere te stessa? Acquietati, e non voler improvvidamente mutare ciò che il fato ha decretato per noi. Cosa potremmo di fronte all'alto, assoluto potere di Agamennone? Se non c'è dato ad affrontarlo, si potrà tentare di deluderlo. Egli ha fissato il nuovo sorgere del sole alla tua partenza. Bene, il nuovo sole mi vedrà lontana da qui. Assieme a te. Che dici? Quanto il tuo amore, m'è cara la tua fama. E mai io vorrei che venisse offuscata. Eppure verrebbe ancorché tardi, il giorno che tu stessa m'accuseresti d'averti esposta al bando dell'infamia che dinanzi al mondo ti coprirebbe. E poi, pur posto che decidessimo di fuggire assieme, chi mai potrà sottrarci alla terribile ira di Atrite? Eppure hai tu visto a cos'è valso a Paride, nonostante figlio del potente Priamo di Troia, rapire tua sorella Elena e condurla con sé nel proprio regno. Non gli furono forse tolti prede, regno e vita dagli Achei al comando di Agamennone? E considera, al confronto di Paride, cosa mai potrei opporre io? Privo di regno, esule, ramingo, oscuro. Tu vedi, il tuo disegno è vano. Tu sai vedere solo ostacoli. L'amore vero li sfida gli ostacoli, non li teme. Dimmi piuttosto, può il vero amore condurre alla rovina la persona amata? Lascia solo me nel pericolo. Tu mi ami più di quanto io non meriti. Come potrei mai risanare la piaga del tuo cuore e del mio? Potessi trovare un'altra via d'uscita. E quale potrebbe essere? Dimmi, ve ne sarebbe una? Ebbene, o restare divisi e lontani per sempre, o forse ancora resterebbe una via, ma indegna. E sarebbe? Un crudele misfatto. Ma risolutivo. Senza alcun dubbio. Non tacermi questa via. Qual è? Parla, ormai io non temo più nulla pur di non perderti. Insegnami come trovare un mezzo per sottrarmi alla Tride. Tu me lo chiedi? Certo, certo, cos'altro mi resta? No, non posso. Ricorrere alla crudeltà. Tu dianzi dicevi un misfatto,
Ma certo, certo. Come ho fatto a non capire? Il sangue di Agamennone sarebbe il rimedio. Io taccio. Ma tacendo me lo proponi. Ti sbagli, anzi te lo vieto. La sua vita è sacra, ti conviene amarla, rispettarla e difenderla. Ma già s'appressa l'ora della mia partenza e ogni indugio desterebbe sospetto. Concedimi l'ultimo amaro addio e non badare a quel che t'è sembrato io potessi suggerirti. È stato l'amore che m'ha fatto straparlare. Ma dimmi, ti reggerebbe l'animo in una così orrida impresa? Orrido per me sarebbe il solo lasciarti. Non osavo dirtelo, ma il re, se tu tentassi in qualche modo di troncargli la vita e non vi riuscissi, ti stroncherebbe con la morte. Cassandra, la sua schiava dalla quale attende un figlio, lo consolerebbe presto dal tradimento e dalla tua perdita. Che ascolto. Cassandra a me pari. Cassandra, già violata sotto il simulacro di Atena da Iace di Locride. D'altra parte, il mio consorte non si è mai fatto scrupolo di riversare la sua sporca libidine sulla donna d'altri. Cosa che ardì fare anche con Briseide, l'amatissima schiava di Achille. Illuso! Uccisa Ifigenia, egli sperava forse di colmare la perdita dovuta al suo crimine mettendo un figlio nel ventre di una misera, bistrattata profetessa indifesa. La compiango, la figlia di Priamo. Anche lei andrà incontro alla sua rovina. Troverà morte per mano mia, con la stessa arma che userò per lui. Riesco persino a sorridere per la prima volta dopo il sacrificio della mia figlia adorata. L'arma sarà salda nelle mie mani e dunque Agamennone muoia. E come? In quale modo? Il re sta sempre tra i suoi. Quale lama e quale mano potrebbero farsi strada al suo petto? Te l'ho detto. La mia mano e la mia lama. Ho deciso. In questa stessa notte lui perirà assieme alla sua schiava. E se anche tu me lo proibissi, sono io che lo voglio. Tu solo meriti il mio amore e il regno, non lui, l'uccisore della mia figlia e traditore. Ma come? Ti ripeto, come pensi d'agire? In quale momento potrai avere la tride nelle tue mani? Ebbene, ascoltami. Attenderò che nella reggia sia sceso il silenzio e che tutti dormano. Agamennone, inerme e solo, starà bagnandosi. Gli getterò addosso una rete che lo intrappolerà come un pesce in un manto di morte, impedendogli di fare resistenza. Due volte lo colpirò, in due gemiti gli si scioglieranno subito le membra e una volta caduto aggiungerò un terzo colpo come offerta votiva a Zeus, vendicatore. Dal palazzo risuoneranno le grida del re colpito a morte ed io apparirò fiera accanto ai due cadaveri, finalmente paga della vendetta. Non mi importa di ciò che avverrà di me in seguito. Oreste, divenuto adulto e sfidando l'ira delle Erinni, vendicherà, so già, assieme ad Elettra, l'assassinio di Agamennone. Troverò morte per mano dei miei figli. Ma tant'è, se così dovrà essere, che sia. Tale pensiero non mi dissuaderà dal mio intento. Il sangue regna ormai sovrano nel regno degli Atridi. E come una contaminazione la tragedia si trasmette all'interno dei legami familiari, come
una malattia ereditaria e nessuno può dirsi innocente da colpa. Rimanga pure di me l'immagine della donna passionale, atrocemente vendicativa e distruttrice, ferocemente astuta, modello infame dell'assassina del proprio sposo. Non mi importa, anche se questo mi costerà la fine per mano del mio stesso sangue. Mostrati ora, Tieste, dal più profondo dell'Averno, mostrati! Ora è tempo che la tua terribile ombra incomba su questa reggia. Una fastosa mensa di sangue ti si sta per appestare. Godi! Sul petto del tuo infame nemico già pende la lama. Sarà la moglie a vibrarla, non io. E questo ti renderà più gradita la vendetta. Non è dubitare che ella la compia. Ormai amore, sdegno e crudeltà la ciecano. Sì, o Tieste, apprestati a gustare nella coppa dell'orribile misfatto il sangue della Tride. Degno servigio ti offerse Egisto, degno compenso ne avrà per sé. Come te, o Tieste, anche il tuo scellerato figlio sta per goderne. Ma così per lui non sarà domani. Non Clitennestra sola sconterà di ciò che sta per avvenire, l'infamia. D'intorno dorme nel silenzio di placida notte. Nell'acqua immerso giace lasso, inerme e nudo Agamennone, e riposo trae dal bagno che già i suoi occhi si chiudono. Quegli occhi che egli non riaprirà mai più alla luce, e questa mia mano che un dì fu pegno di fede a lui, si farà ministra della sua fine. Ebbene, tanto giurai, ma il piede, il cuore, la mano, io tutta tremo e il coraggio sento venir meno. Che fai così attonita? Hai compiuto ciò che ti proponesti? No. Ascolta allora. Agamennone di noi sa ogni cosa. E già ne ebbi il comando di più non muovermi al mattino da Micene. Egli vuole che io gli compaia dinanzi, e non certo per parlarmi, ma per togliermi egli stesso la vita.
Farò in modo che tutta la colpa ricada su di me, non temere. Che ascolto? Egli sa ogni cosa? Tutto. Ed io venni qui a dartene avviso, a dirti addio. Non attenderò domani. Da solo la farò finita. Che fai? Riponi quella lama. Tu non morrai. Arrestati. Certo. Non d'altra mano che la mia. O della tua, se vuoi. Vibra il colpo. Svenami. Ma prima dimmi. Vuoi morto Atride o me? Ahimè. È necessario il delitto. Decidi, il tempo stringe. Ma dove troverò la forza che ero certa di possedere? Sarà amore a dartela. Nel petto dell'assassino di tua figlia raddoppierai i colpi con mano sicura. Su quella lama che io stesso ti diedi v'è ancora rappreso il sangue dei figli di Tieste. Immergilo nell'empio sangue dell'Atride. Affrettati. Ti avanzano ormai brevi istanti. Ma se mai il coraggio t'abbandonasse, non tornare in queste stanze, che mi troveresti di mia mano svenato in un mare di sangue. Va dunque, non tremare. Già di funeste grida, tutta risuona la reggia. Muori, sì, muori, Agamennone. E tu, donna, spandi dall'empio tutto il sangue. È giunto al fine il tempo di raccogliere il frutto del mio lungo soffrire. Dove sono? Di sangue, gronda il pugnale, le mani, la veste, tutto. Infame, vile assassino del padre mio! Non ti resta ora che uccidere me! No! No! Tu, padre, tieni in mano il pugnale! Fosti tu, orrore, ad uccidermi il padre! Taci e cedimi il passo! Ora sono io il re di Micene! Più che uccidere te, ora mi importa di trucidare Oreste. Oreste, misera me, fermati. Uccidermi il figlio. Ucciderai me per prima. Ora davvero ti conosco. E Egisto, dammi quella lama, donna. Oh, Numi, fu vostra ispirazione quel mio pensiero di porre in salvo Oreste. E così, tu, Egisto, vile traditore, non lo troverai. E dunque, vivi, Oreste, vivi! Alla tua destra adulta affiderò un giorno questa lama, ancora lorda del sangue d'Atride. Io ti sarò accanto e assieme sfideremo la furia delle rinni, le terribili figlie della notte, quando con essa troncherai la vita dell'usurpatore Egisto e della infedele e assassina madre nostra. Presso il divino Apollo, tu, fratello mio, supplice all'oracolo delfico, troverai, ne sono certa, grazia e clemenza per essere stato in Micene il giusto vendicatore del padre. Mm.